Questo programma è presentato da Grazie cari amici della Valigia degli Artisti, ciao, oggi un'altra bellissima puntata di questo format dedicato proprio a un... Oggi sposiamo veramente una causa molto molto bella, sono molto contento anche perché c'era una canzone che gli citavano, come tutti i gatti vivo sopra i tetti, attaccato all'antenna centrale, io controllo la TV locale, oh la grande super classifica show, Vabbè, dopo vi spieghiamo chiaramente, vi presentiamo gli ospiti della puntata, ma prima devo presentare la bellezza di Bianca Rotaru. Buongiorno, il baciamano, come stai Bianca? Tutto bene. Sempre più splendida che mai, abbigliamento veramente wonderful, devo dire, una bellezza, sono una bambolina del 1700, che roba. Niente, allora prima di presentare gli ospiti della puntata, che oggi sono in due ma in realtà sono quattro, sono molto contento, però prima dobbiamo andare la pubblicità, prego. Ma cari signore, buongiorno, che dire, la promozione del giorno Paradise Coffee ti offre una mitica S12, la macchina del caffè col design del Fujaro, piccola ed estremamente performante. Con soli 39,90€ avrai la S12 nel colore che più ti piace, ovvero bianca, grigia, beige, rossa, nera ed arancione. E in più 100 capsule di caffè maestoso, dal gusto cremoso e vellutato. Perdete tempo, visitate il sito www.paradisecoffee.it oppure contattate il numero 02 95 73 29 48. Come vedete, insomma, la pressione, fatevi un regalo. Prenotate subito la S12 e non potete più farne a meno. Paradise Coffee e sei in pausa. Oh, ben entrati, bene, come dicevo, come vi esprimevo poc'anzi, oggi puntata veramente molto originale, diciamo uno dei due ospiti è già venuto a trovarci, già proposto questa bellissima realtà di questa razza meravigliosa, facciamo entrare, cosa ne pensi? Direi di sì. Bene, signori e signori, direttamente la portavoce di questa razza meravigliosa, della Ragdoll, sono dei gatti fantastici, con noi Sara Di Maio! Vieni tesoro, vieni, accompagnato dal nostro carissimo amico Valentino Papandrea! Buongiorno. Eccolo qua, vai! Oh, ma che bello, guardate che come siamo belli in TV, siamo proprio wonderful, Bene, sono molto contento di fare questa puntata su questa razza di gatti che sono veramente speciali. Adesso ci esprimete anche il motivo di questa loro, diciamo... comparsa oggi? No, di questo loro... Allora, questi sono, come dicevamo anche la scorsa volta, gatti selezionati per il carattere. Per il carattere. Più che per la bellezza, il carattere. Di questo loro prestigio che hanno, dai, voglio dire. Allora, se riesco vi mostro quello che loro possono fare, che normalmente... li differenzia dagli altri gatti, cioè questo lasciarsi andare totalmente tra le braccia quando il padrone li tiene. Ok. E così, loro sì, come dei bimbi. Ma sì. Che bello. Sì. E si lasciano andare poi nel tempo. Ma che bello. Anch'io mi lascio andare quando c'ho una bella ragazza. Va bene, cominciamo la puntata allora, che ne dite? Bene, io direi quasi quasi che noi ci sediamo qua, cara Bianca, prego. Io mi siedo di fianco a te, Valentino, grazie. E la nostra Sara di qua. Prego, cominciamo questa bellissima puntata dedicata a questa razza meravigliosa che sono i Ragdoll. Bene, allora, volevo fare la prima domanda chiaramente a Valentino. Allevatore di razza di Ragdoll, chiaramente, commesso per Maxi Zoo Italia, modello over. Quando vi siete conosciuti tu e Sara Di Maio? Allora, noi ci siamo conosciuti casualmente nel 2012, e lei mi chiamò proprio perché era alla ricerca di un gatto di questa razza per lei e la sua famiglia. E da lì, diciamo che da semplice cliente di Ragdoll, dove scelse appunto la Sissi, che all'epoca era una cucciolina, e poi noi siamo rimasti sempre negli anni grandi amici, anzi siamo diventati grandi amici. Beh, questa è una bella cosa.
Volevo anche salutare chiaramente la Sara, tua sorella, che l'altra volta è stata in puntata, perché tu sei chiaramente, sì, è la seconda volta che partecipi, sì, alla Regia. Anch'io la saluto tanto, ciao, salutiamo Sara. Salutiamo la nostra Sara, ciao, con un bel applauso, una bellissima ragazza. Ciao Sara. Ciao Sara, ci vediamo presto. Bene, allora, adesso passiamo all'altra Sara, chiaramente, che è, diciamo, come grazie, stai? Amica di Valentino. Ecco, che piacere incontrarti. Grazie, ecco, anche per me. Grazie proprio a Sissi è nata un'amicizia tra di noi. Che bello, un'amicizia. Dal 2012, siamo al 2018. Wow, sei anni proprio di... E soprattutto... Soprattutto sono nati dei cuccioli bellissimi, wow, dai. Cioè, siete padrino, madrina di questi cucciolotti. E noi, questa è una futura coppia. È in anteprima, tra ma anche voi siete una coppia? No. Una coppia di amici. No. Ah, okay. No. Sai, io lancio sempre la battutina. No. Però volevamo presentare la futura coppia. Bene, bene. Allora, Sara, insegnante di scuola primaria, ovvero lavori con i bambini, sì, piccolini. Io adoro che... i bambini. I bambini sono una cosa meravigliosa, veramente. Meravigliosa. Ecco. Mamma full time di Gabriele, che gli mandiamo un grande bacio. Un grande bacio, ecco, al mio bambino. Ah, ecco, sì. Allevatrice per passione di gatti, razza Ragdoll. Grazie Valentino. Grazie, certo. Grazie, e colonna Sara, portante, sì, dell'associazione UCMA. Ucraine Italy. Dal 2014. Ecco, raccontaci un pochettino. Questa associazione che accoglie bambini orfani dagli 8 ai 12 anni e cerca di far vivere a questi bambini svantaggiati 3 settimane in Italia di esperienze uniche. Bellissima sta cosa. Approfondiamo. Nel bagaglio della loro vita per sempre. Perché loro arrivano nel mese di giugno, vengono accolti da famiglie. E in queste 3 settimane, grazie a noi, vivono esperienze come delle vacanze, delle uscite insieme, l'esperienza dell'oratorio feriale e il tutto nel calore della famiglia. Cioè dall'Ucraina arrivano questi bambini? Arrivano da Kherson. E poi adesso non stanno passando un bel periodo, c'è questa combutta tra la Russia, parecchi problemi proprio. E quindi noi cerchiamo in quelle 3 settimane di far vivere a loro tutte quelle esperienze proprio di calore familiare. E il nostro responsabile, che ringrazio, Andrea Noto. Salutiamo carinamente. Lo salutiamo. E il nostro responsabile in Ucraina, Valentino, scelgono un altro queste... Valentino, lui è Vladimiro, scusa. Vladimiro, ah, vedi che sei innamorata, no. E poi lo... Vladimiro Valentino. E niente, collaboriamo da ormai sono dal 2014 e cerchiamo in poche parole di, come diceva Shakespeare, di seminare amore e raccogliere tutta la felicità che questi bambini ci danno. Che bello. E quindi che è un'esperienza unica. Che meraviglia. E... Senti, ma quanto tempo è che lavori a questo progetto? Dal 2014. Dal 2014, l'hai espresso già prima, è vero? Sì, siamo un'associazione di Cormano. Di Cormano. E ogni anno facciamo arrivare un gruppettino da Kherson di 7-8 bambini e stanno proprio in famiglia per 3 settimane. Durante il giorno partecipano all'oratorio feriale. Sì, sì, e nel fine settimana facciamo vivere delle vacanze come portarli all'acquario di Genova un anno, portarli a vedere dei paesaggi montani, siamo stati in Val d'Aosta, abbiamo visto i castelli e quindi loro ritornano comunque alla loro realtà non facile con un bagaglio ricco d'amore, veramente sicuramente. Tanti stimoli positivi per la loro crescita. Sono estremamente certo, anche perché voglio dire, quelle poche risorse che vivono, voglio dire, arrivare in Italia, essere coccolati così, secondo me deve essere proprio la ciliegina sulla torta della loro infanzia, se vogliamo, della loro crescita, dei loro ricordi, che rimane nei loro ricordi. E poi vorrei aggiungere che fatto il modo di organizzare la cucciolata con la programmiamo i nostri, proprio con il loro arrivo, in modo che loro per quelle 3 settimane, vivendo in famiglia comunque con il limite della lingua, perché comunque loro parlano russo, cioè attraverso questi cuccioli, perché in casa mia ce ne sono sempre 4-5,
riescono a stare bene, a essere loro stessi, a vivere proprio in tranquillità, perché questi gatti sono meravigliosi. Io, senti, io so, dei gatti speciali. Cara Sara, io so per esempio che abbiamo un contributo video sì, questa associazione. Pregherei gentilmente la regia se possiamo mandarlo in onda. In particolare il loro arrivo dall'aeroporto almeno così il tuo riassunto lo vediamo proprio a livello visivo. Che è una cosa che ci piace molto. Prego regia, grazie. Andiamo con ansia. Bellissimo, bellissimo, quasi commovente, devo dire la verità. Davvero, un po' di emozione. Però alcuni bambini sembravano di Cormano, non è? Sto scherzando, no, era giusto una battutina così. Ho visto proprio il viso felice di un bambino che gli aspetta qualcosa di bello, sì. Che si aspetta qualcosa di bello. Questo è veramente, non è da poco, non è poco, ecco. Senti, veniamo poi chiaramente a Valentino, se non sbaglio. Ok. Spiegateci dunque qual è il modo più per essere più terapeutico, così speciale. No, scusa, l'ho letto un po' così. Spiegateci dunque in quale modo può essere terapeutico e così speciale da fare la differenza con altri gatti o animali in generale. Allora, se volete. Scusami la lettura, l'ho scritto velocemente prima. Allora, sicuramente questo, ripeto, lo posso dire anche su me stesso, diciamo, da quando li ho. Quello che trasmettono molto questi animali quando li si ha in braccio, quando li si coccola, è proprio una enorme tranquillità. Cioè, questi sono gatti che danno proprio una sorta di pace interiore molto forte. Io soprattutto negli anni ho dato gatti magari in casi di persone che dovevano riabilitarsi a seguito di un incidente, chi aveva magari avuto un ictus, dei problemi di salute abbastanza importanti, o anche in casi di bambini autistici. Quindi ovviamente non sono gatti che possono, tra virgolette, compiere il miracolo, ma sicuramente sono di grande sostegno in questi processi terapeutici. Certo, certo. Sì. Ma qual è la loro energia che possono trasmettere? Allora, oltre che la tranquillità, perché questo l'abbiamo percepito, sì. Perché sono gatti veramente diciamo molto che, tranquilli, ecco, molto sereni, si vede che è proprio...
Non è il gatto europeo che comincia a saltare, ti mangia fuori il divano, esatto. È un'esperienza incredibile. Allora, innanzitutto diciamo che è anche uno di quei gatti che più facilmente si possono accostare ai bambini, dato che siamo in tema, o alle persone anziane, perché magari nonostante la mole, soprattutto nei maschi che diventano grandi. Cosa, il peso che arriva? Saranno 8 kg? Ma allora i maschi arrivano anche 6, 7, 8 kg, okay. Poi se sterilizzati lievitano. Lievito. Le femmine hanno un peso medio che va dai 4 ai 5 kg e mezzo, sempre certo. Da integre. Certo. Diciamo, sono quei gatti che quasi mai ti artigliano, ti mordono, cioè un bambino, un anziano possono magari anche sbagliare un movimento, fare un movimento magari involontariamente, tra virgolette, troppo veloce o che spaventa, ma loro non sono mai con una risposta aggressiva, pronti appunto, si lasciano fare. Cioè, peace and love proprio, cioè hanno questo motto. Un'estrema calma. Beh, allora io direi quasi, cara Bianca, di conoscere più approfonditamente questa razza con un contributo video, se non erro, proprio sulla razza dei Ragdoll. Prego, regia, grazie, vai. Andiamo con ansia. Bellissimo. Beh, cari amici da casa, voglio dire, siamo sotto le feste natalizie, perché no, magari prendere poi dopo i contatti e farvi fare un bel regalo, magari a uno zio, non so, io a vostro figlio, ecco. Però deve rimanere un animaletto, deve entrare in casa ed essere un membro di famiglia, perché lui, certo. Questi gatti non vi abbandoneranno mai, perciò no. Fate la stessa cosa e cercate di amarli, stimarli e rispettarli. In tutto il loro percorso, che faranno con voi. Bene. E poi dicevi che i bambini visti nel video sono proprio i bambini ucraini. Non so se avete notato proprio la serenità del loro volto, sì. Ma proprio la felicità. Cioè loro tutti i giorni dopo l'oratorio feriale amano venire, varcare la soglia della mia casa per stare insieme ai cuccioli. Certo. E basta un niente, li vedi giocare per ore, perché sono proprio dei gatti molto tranquilli. No, immagino, ma si vede. Ce l'abbiamo, ti portano proprio a fidarti. Certo. Di solito il contrario, il gatto che non si fida di nulla, esatto. Nessuno umano, invece proprio meraviglioso. Senti, cara Sara, in che modo la tua White Angel, giusto? Sì. Ritiene che abbia cambiato la vita?
Ma a me l'ha cambiata molto, prima di tutto. In che senso l'ha cambiato? Ha aggiunto... Cioè, a me cambierebbe la vita 2 milioni di euro in banca, dico la verità, cioè... Sono materialista, però, voglio dire, ci può stare, no? Hai ragione. Cioè, no, hai avuto magari un problema, non so, un qualcosa, no, eri in depressione, no, non so. Assolutamente, è stato un regalo per mio figlio, allora aveva 4 anni, e leggendo le caratteristiche di questo gatto, volevo appunto un amico per lui, perché è figlio unico. Ah. E si è rivelato proprio così, cioè il Ragdoll è il miglior amico, cioè lui da quando apre gli occhi e vede Sissi, esclama: ma io come potrei stare senza di lei? Oh, e quindi la prima, il primo regalo è questo rapporto che c'è tra lei e Sissi, tra Gabriele e Sissi. E poi grazie ai cuccioli ho incontrato delle persone meravigliose, quindi incantevoli. E prima di tutto Valentino, il mio certo. Grazie. Soprattutto una domanda, Valentino, in quale modo poi a te ha cambiato la vita questa razza di gatti? Ma guarda, io come accennavo prima, se io guardo me prima di prendere loro, comunque ero un ragazzo molto più chiuso, molto più introverso, uso un termine forte, però era veramente così, cioè quasi misantropo, quindi se mi trovavo in un luogo in mezzo a tante persone, comunque ero molto più timido, molto più chiuso in me stesso. Poi scegliendo di prendere loro, scegliendo anche di avere quindi un contatto necessario anche con le persone, no? A cui dovevo presentare, sono molto cambiato nel modo di, cioè sono più fiducioso di me stesso, sono più aperto anche alle conoscenze esterne, quindi a me personalmente negli anni hanno fatto un grande, cioè hanno procurato molto giovamento. Beh, questo sì. È molto bello, devo dire la verità, anche perché un animale può cambiare tante volte una forma. Poi caratteriale. Posso anche dire, proprio perché sono il testimonial anche del cambiamento di Sara. Allora, Sara stessa quando l'ho conosciuto, per carità. Aveva i capelli a spazzola. No, però era una persona proprio, senza voler denigrare la categoria, l'insegnante tipo. Quindi molto sobria, sempre molto seria, inflessibile. Ecco. Poi devo dire che in questi anni, vedendola quindi in certi momenti come a casa dell'uno dell'altro, si usciva tra amici, una donna molto più, trovo, fiera, più femminile. Consapevole della bellezza, no, poi la bellezza di Sissi mi ha contagiato. È vero, sei una bellissima donna, questo lo dico io che sono... un cromosomo XY, perciò, e poi ti vedo molto molto sicura di te, devo dire la verità, sei con questo sguardo rilassato, quasi quasi da tavolo, cioè che sei bella ipnotica, cioè bella rilassata, no? Per dirti, senti, abbiamo un ultimo contributo video su Valentino, gentilmente riusciamo a mandarlo, prego regia. Bellissimo questo video, devo dire la verità. Grazie, come... Rudy, grazie. Oh, io ritengo veramente opportuno dirvi che sembrate una bella coppia, voglio dire. Eh? No, parte gli scherzi, stavo scherzando. Senti, volete dare degli indirizzi dove possono contattarvi, almeno così hanno il piacere eventualmente di, da casa, di potersi fare o poter fare un bellissimo regalo regalando un gatto meraviglioso di questa razza Ragdoll. Prego, vai. Allora, io lascio il mio sito, che è www.whiteangels.it, il mio profilo Facebook Valentino Papandrea
e se volete il mio numero di telefono che è 328-58-65067. Okay. Ultima cosa che mi preme, perché l'altra volta non ho veramente fatto in tempo, ringrazio tantissimo anche i miei colleghi del Maxi Zoo di Cantù, perché diciamo comunque sono anche dei miei grandi amici. Condivido. Sara, vuoi dare un degli indirizzi social dove possono contattarti, anche te, visto che fai parte di questa bellissima avventura? Prego, assolutamente, vai. Grazie Eleonora, assolutamente. Vabbè, Eleonora Cassandra Spada, un bacio grande, yeah! Number one. La mia mail, Sara Di Maio, @libero.it. E anch'io sono sia su Facebook che su Instagram come Sara Di Maio. Bene. Sara con l'H finale. Con l'H finale che fa la differenza. È allora un cognome che è abbastanza... Ecco, ma sei imparentata con l'Antonino? Non ne parliamo. Allora sì, mi stai dicendo una grande verità. Top. Beh, ci alziamo in piedi, almeno così possiamo tranquillamente... Oh, che bello. Ti è piaciuta questa puntata, Bianca? Hai visto che bella realtà che ci hanno proposto oggi la nostra Sara Di Maio, il nostro Valentino Papandrea, e che dire, adottate un gatto, fatelo, perché sicuramente vi renderà la vita più serena e non sarete più soli, anzi, avrete una compagnia meravigliosa, è bella, pelusciosa da toccare tutti i giorni, ma meravigliosa. Vabbè, che dire, la puntata è giunta al termine, per voi cari signori a casa, per un giorno migliore, un profumato fiore. Alla prossima! Grazie, bene. Grazie a tutti! Grazie. Allora, come devo fare io per avere, non so, 2-3 gatti? Il programma è stato presentato da...